Salve a tutti. Come avete visto dalla miniatura, chiudo tutto. Ebbene sì, purtroppo... Ma quale purtroppo? Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare. Oggi parliamo di chiusure, ma non chiudiamo. E vi farò vedere un po' nel dettaglio e per dare un po' una spolveratina a tutte le varie chiusure, o più che altro delle varie tipologie di chiusure, le chiusure a scatto, le chiusure a girello, le chiusure a pressione, un po' di tutto. Ma andiamolo a vedere, ci avevate creduto, Quindi vediamo nel dettaglio le varie tipologie che ci sono per poter chiudere la vostra borsa. Vi sono le tipologie con la chiusura a cartella, quelle a scatto, come queste due che vediamo qui, poi ci sono quelle a girello e poi ci sono le magnetiche che hanno un vario utilizzo da interno o da esterno. Ma vediamo nel dettaglio la prima cosa, vediamo la chiusura a cartella. La chiusura a cartella viene in poche parole utilizzata per una borsa dove vi è una patta anteriore superiore che ha la possibilità di potersi chiudere e creare questa tipologia di chiusura. Nelle chiusure a cartella abbiamo due tipologie. Una che sarebbe in poche parole la chiusura a cartella con le viti, come in questo caso, oppure la chiusura ultima nata in casa Tessiland, la chiusura con i denti, come in questo caso. Vediamo anche nel dettaglio quello come poter applicare questa chiusura. Io ve lo farò vedere su un pezzo di neoprene, perché è più semplice per me farvelo vedere. Noi abbiamo la nostra borsa, quindi cosa dobbiamo fare? Prendere semplicemente la nostra chiusura, applicarla sulla parte anteriore, in questo caso semplicemente stringere, perché i denti andranno a stringere sul lavoro. Giustamente prendete le giuste misure, poi si prende la parte femmina, quindi sono quelle che hanno queste alettine, e segnando il vostro punto di attacco, quindi in questo caso noi facciamo che lo dobbiamo andare a applicare in questo modo qua, rimettete all'interno, fate una leggera pressione. Se avete la possibilità del lavoro a maglia sicuramente uscirà meglio, e poi semplicemente inserire all'interno le placchettine che usciranno dall'altra parte. Dopo che avete inserito all'interno la parte femmina, come vedete dalla parte posteriore inserite la vostra placchetta e chiudiamo le nostre alette e la nostra chiusura è pronta. Veniamo adesso a vedere una chiusura a girello a T, che è una delle più richieste poi di come poterla applicare, perché questa è un po' differente. Abbiamo sempre la nostra borsa a patta in questo modo qua. Cosa dobbiamo fare? Sulla parte avanti inseriamo il nostro girello. In questo caso non c'è bisogno di avvitare, ma di mettere queste viti che sono a pressione. Quindi, inserendo la vite, vi dovete aiutare con un martelletto. Come vedete io ho inserito questa parte qua. Vi faccio vedere senza mettere la protezione. Inseriamo qua e diamo una semplice martellatina. Come vedete all'interno entra.
perché essendo questa vite è zigrinata, quindi dà una pressione e state pur tranquille che il vostro lavoro rimarrà fermo. Voi utilizzate un telo qui sopra, altrimenti potete rovinare, basta un semplice strofinaccio. Inseriamo quell'altra, diamo una leggera pressione e martelliamo all'interno. Come sempre mettiamo la nostra parte di girello maschio sull'altra patta, mettiamo il nostro fermo in questo modo e stringiamo sempre le alette in questo modo. Quando avete inserito, vedete che io ho messo il girello in questo senso, non orizzontale ma bensì verticale, perché nel momento in cui voi chiudete, ecco l'effetto che vi farà. Quindi viene coperto tutto dalla parte sottostante. Ora vediamo un'altra tipologia di chiusura. Come vedete, ci sono altre chiusure, come questa qui che a scatto. Come vedete, ci sono sempre due vitine nella parte interna, nella parte in questo caso del maschietto, che vengono applicate sempre sul bavero davanti della borsa, e la parte interna, ora cercherò di farvelo vedere, è sempre con le alette, dove vanno messi sempre i soliti due pezzettini per poter reggere meglio. Vi faccio vedere anche un'altra tipologia, sempre a scatto. Questa è a pressione, quindi la parte della borsa, come vedete, viene fatta a pressione. Come sempre, nella parte interna, in questo caso porta le viti, perché deve essere molto più resistente, quindi la placca è totale. Nella parte invece, diciamo della femmina, in questo caso, perché nella parte viene messa in alto, dovete inserire il vostro lavoro a metà. Vi faccio vedere nel dettaglio quello che vi sto spiegando. La chiusura si presenta in questi due modi. Questa è la parte del maschio dove c'è la placchetta di sotto e questa è la parte della femmina. Vi faccio vedere una cosa. Quando sviterete queste viti, ecco qua, si presenterà questa scalanatura. Come vedete, qui c'è la parte piena e qui c'è una parte vuota. Questa parte vuota è, in poche parole, dove abbiamo inserito il nostro lavoro. Spero che si vede bene. Ecco, il nostro lavoro lo andiamo a inserire fino a questo punto. La stessa cosa dall'altro lato. E poi avvitiamo e il nostro lavoro rimarrà bloccato qui. E questo è il risultato finale, molto ma molto elegante, di questa chiusura. Ma non finisce qui. Vi sono altre tipologie di chiusura, che sono quelle magnetiche. Se le vogliamo vedere nel dettaglio, la maggior parte delle chiusure magnetiche sono per interni, come ad esempio questa. Come vedete, qui ci sono dei forellini e questa viene semplicemente cucita nella parte interna della borsa per poi poter essere chiusa. Anche in una borsa come questa, voi la potete tranquillamente andare a cucire, perché con i punti non attraversate il lavoro, quindi non si vede dall'altra parte, e così avrete la vostra chiusura. Cosa differente invece capita se vogliamo utilizzare una chiusura come questa, che è una chiusura magnetica, in questo caso molto molto particolare, perché ha una forma a cuore. Eccolo qua, spero che si veda. Queste tipologie di chiusure, che come vedete dietro hanno questi anelli,
devono essere utilizzate solo ed esclusivamente quando la nostra borsa presenta la fodera interna, perché in questo modo possiamo andare noi ad applicare una chiusura all'interno della nostra borsa se abbiamo una fodera, altrimenti questa cosa non funziona, cioè più che non funziona, si vede dall'altra parte, quindi uscirebbe brutto. Nel momento in cui voi fate questa applicazione, cercate sempre di prevederla prima di chiudere la vostra borsa, in modo da poter avere due punti. Queste due alettine sono anche abbastanza appuntite. Vediamo se riusciamo a creare la nostra fodera e poterla applicare. Però io vi dico sempre, fatelo prima, perché nel momento in cui voi chiudete, dovete mettere sempre nella parte esterna, cioè quindi prima la parte della chiusura, poi il tessuto e poi la placchettina che vi chiude, in modo che voi avrete sicuramente molta più rigidità, anche perché questa è molto ma molto ma molto magnetica, quindi a forza di aprire e chiudere la vostra borsa il tessuto si potrebbe rovinare se non inserite queste placchettine. Altrimenti ci sono altre tipologie, come ad esempio la chiusura magnetica con i quattro anelli. In questo caso invece non serve forare il tessuto, la fodera, ma semplicemente cucirla attraverso questi quattro anellini che ci sono qui all'interno. Quindi potete prendere, cucire sempre all'interno della vostra borsa questo magnete e così la vostra borsa si chiuderà tranquillamente. Benissimo, come avete visto abbiamo varie tipologie di chiusure. Ripetiamo: a cartella, a scatto, a girello oppure un po' più particolari a pressione. E come avete visto abbiamo fatto la nostra carrellata sulle varie chiusure, come sempre le chiusure a scatto, le chiusure cartella oppure la chiusura a girello o quella T, che c'era sempre stata molto richiesta nell'assistenza per poter capire come poterla applicare. Io spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mettete sempre un like, iscrivetevi al canale, seguite tutte le varie rubriche come Tessiland News con Sandra, Tessiland Condivision con Valentina, TikTok con Rosaria che a breve ritornerà e anche con il blog www.meglio-di-maglia.com e io vi aspetto al prossimo tutorial. Ah, dimenticavo, io lo so che molti di voi mi stanno per fortuna scrivendo chiedendo voglio consiglio su questo e su quest'altro. A breve avrò una bella, ma una bella 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 novità per voi. Grazie come sempre e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!